ti racconto un tango. Storie di tango con Maria Caruso. Tutta colpa di una tanda. Quella sera, in quella milonga, a due passi dal mare, ci ritrovammo nuovamente abbracciati a ballare una tanda sotto una splendida luna piena. Così tonda, così luminosa, come se fosse un sole notturno che quasi illuminava a giorno il suo sorriso. La sua voce nel chiedermi il nome, il suo stringermi a sé in maniera così delicata, mi colpirono tremendamente. Ammiravo la dolcezza dei suoi movimenti, così dannatamente sensuali ed eleganti, che mi sembrava facesse solo con me. Ci eravamo conosciuti il sabato precedente, nella stessa milonga, e non mi era sembrato di essere indifferente. Tutti diventiamo più belli con gli abiti del tango. Le donne diventano misteriose, affascinanti, attraenti, sensuali ed uniche. E si sa che la bellezza fa fare delle tandas perfette. Mi marcava dei voleos altissimi, approfittando della pista semivuota, e i miei ganchos erano decisi anche se dolci. Intesa perfetta fin dal primo passo, interpretazione dei brani della tanda come se fossimo strumenti di una stessa orchestra che suonavano ora insieme, ora in assolo, senza mai perdere un attimo la connessione. Non era una tanda di solo tecnica, perché c'era un unico sentire da parte di entrambi, per cui ogni singola vibrazione del corpo e ogni battito del cuore diventavano un tutt'uno. A fine tanda, ancora incollati l'un l'altro, ad un certo punto lui si adombrò, come succede al sole quando una nuvola lo copre per un momento. E allora, scostandosi da me, mi chiese: «Ma tu hai capito cos'è il tango?» La domanda mi colse impreparata, e la mia risposta fu quasi automatica: «Onestamente non lo so, però di una cosa sono certa. Ballando questa tanda con te, mi sembra di averne trovato il vero significato». Così iniziamo a vivere la nostra storia d'amore, tutta colpa di una tanda, di un sorriso e della luna. Avete ascoltato? Ti racconto un tango. Storie di tango con Maria Caruso.